Ciao ragazzi, allora sono in macchina, sto guidando e voglio cogliere l'occasione per dirvi una buona notizia immediatamente, proprio appena mi è arrivato il messaggiino, la voglio condividere immediatamente con voi. Voi generosi, voi persone di cuore che mi avete aiutato in questa campagna che abbiamo aperto di solidarietà per aiutare frate Angel Maria Stocco in Garibaldi, non lo so, mi perdonerà se scherzo, però sono contentissimo perché in un giorno e mezzo siamo riusciti a raggiungere la cifra dei 700 euro che ci serviranno per comprare questo meraviglioso scaldavivande. Visto che il bonifico mi è arrivato, ora posso girarlo direttamente a Fratelangelo in maniera tale che può comprare questo scaldavivande. Ora, questo era il secondo step, quindi il primo step era recuperare diciamo queste donazioni. Il mio obiettivo non era, come vi ho già detto anche in altre circostanze, quello di trovare tre persone che mi aiutassero a fare questa opera di beneficenza. Il mio obiettivo era quello di trovarne 700 che mi dessero un euro a testa, perché il bene chiama il bene. E in ogni caso siete stati in tanti e avreste voluto continuare a donare molto di più, tant'è vero che abbiamo superato di 5 euro, quindi appena abbiamo superato la soglia dei 705 euro io ho bloccato immediatamente la raccolta e voi mi avete detto in tanti che avreste comunque voluto continuare a donare e dire vabbè, quando hai poi delle altre cose, quando vuoi fare delle altre cose almeno ritieni, però no, io non faccio queste cose. Questa era una campagna che avevo voluto fare perché sono stato sensibilizzato da Fratelangelo, che è veramente una brava persona. Sono andato personalmente lì a Roma a vedere quello che stava succedendo e ho preso coscienza che era una realtà e che loro stavano davvero facendo del bene. Non vi ho caricato molte immagini per un motivo molto semplice, perché ho voluto tutelare un po' la privacy delle persone che c'erano lì all'interno e questo mi ha messo un po' in difficoltà a livello personale, perché dico beh, la gente si deve fidare semplicemente della mia parola, eppure l'avete fatto e quindi questo vi fa onore e a me mi riempie di responsabilità. E quindi lunedì chiamo in banca per girare questi soldi per effettuare questo acquisto. Sono veramente molto contento. Poi nei prossimi giorni vediamo un attimino, appena poi arriverà lo scaldavivande, adesso chiederò ad Angelo di farci anche qualche foto, magari un piccolo video di ringraziamento per tutti voi che avete contribuito in questa meravigliosa opera. E vabbè, basta, non vi voglio tediare, vi auguro buone cose, però sono davvero molto orgoglioso, molto contento, ho degli amici spettacolari e vabbè, per quanto riguarda le ricette già lo sapete, le sto facendo nonostante stia facendo anche i lavori in casa, infatti sono un po' sporco di vernice, guardate, perché ho dovuto un po' dare un po' una mano anche di imbiancare, sapete, ognuno di noi in casa propria quando deve imbiancare, quando deve fare le cose dice sì vabbè, però fallo così che è meglio, e quindi magari anche gli operai che ne sanno più di te, però tu devi comunque dirgli la tua, no? Un po' come quando uno viene in cucina e ti dice senti ma mi metti un pochino più di lo so che ti odiano, infatti loro mi odiano, ma non importa, mi ameranno. Ciao ragazzi, vi lovo assai, vi ringrazio di cuore per questa cosa e non è finita qua, perché io comunque lo scaldavivande lo voglio vedere e voglio che lo vediate anche voi. Besos, ciao!